mattina del 28 aprile ricevo la telefonata alle 8 meno 10 da mio marito, che stavano venendo a prendermi, che mio figlio si era fatto male, ma non mi ha dato il tempo neanche di dire cosa ha fatto, che ha messo giù. Quando ho ricevuto quella telefonata, anzi, non l'ho ricevuta, l'ho fatta io, e mio marito mi ha risposto, e io gli ho chiesto, dove sei? E lui mi ha detto, sono qui. Qualcuno ha poi preso in mano il telefono ed era il suo datore di lavoro. Quando mi ha detto è caduto, non vuole che lo porto in ospedale, non vuole che lo porto a casa, perché ha detto che adesso viene a casa da solo. Io non immaginavo mai più una cosa del genere. Quella telefonata è stata maledetta, che io quella telefonata l'aspettavo con il sorriso e invece l'ho ricevuta con la morte. Io ho visto mio marito quando il datore di lavoro ha aperto la portiera del camioncino e si è accesa la luce in cabina. Era seduto e con una mano si teneva la testa. Ho visto che aveva la maglietta tutta sporca di sangue. E ho solo pensato, ha battuto la testa, gli è uscito il sangue, si è rotto qualche cosa. In quel momento mi sono vergognata di essere una volontaria della Croce Verde, perché la prima cosa che ci insegnano è chiamare subito il 118. Mi sono veramente vergognata quando ho visto mio marito. Lui comunque continuava a parlare, ha voluto scendere dal camion, è entrato in casa e io l'ho aiutato a scendere. E lui mi diceva, sto male. Però comunque è sceso da solo dalla cabina del camion. Non l'ho aiutato, non lo abbiamo preso in braccio. È entrato in casa da solo, senza nessun aiuto, e si è seduto sul sofà e si preoccupava solo perché era sporco di sangue. Invece io avevo la morte nel cuore perché avevo capito che cosa era capitato. Avevano imbragato delle travi che andavano sul tetto, perché dovevano aggiustare un centro per anziani. E hanno imbragato ste travi, mio marito con la gru le ha tirate su, ma a un certo punto si sono sganciate, le travi si sono inclinate, sotto c'era mio marito e mio figlio e un altro signore. Mio marito ha incominciato a urlare, cadono le travi, cadono le travi. Uno si è salvato, invece mio figlio è andato proprio incontro. E dopo è sceso mio marito, ma al tempo di scendere dal primo piano di lui non respirava più. È entrato e non era più uscito. Ha toccato l'automatico, c'era il segnaletto che non c'erano, e dopo li hanno messi, prima che non entra mio figlio, segnaletti che non ce n'erano. Poi perché è arrivata la polizia, è arrivato tutto il soccorso e lì hanno subito messo a posto le cose. Intanto mio figlio è stata la settima persona che è mancata. 15 mesi dopo la morte di mio figlio, in un cantiere di Varese, mio marito stava
su un punteggio, e il punteggio si è ribaltato, lui era sopra, caduto giù, è morto anche lui. L'hanno conosciuto il suo collega alle scarpe, l'hanno chiamato per farglielo conoscere, e ha detto no, no, non mi avvicino perché è Vito. E batteva la testa al suo camion perché non si aspettava che Vito faceva questa fine qua. Lui ha sempre detto che c'era sempre qualcosa che non andava, e si può che 3-4 giorni prima che morisse lui mi ha detto di chiamare l'ASL di Varese, che il punteggio non era norma. E mi ha detto di chiamare anonimo, invece io ho chiamato l'ASL di Varese dicendogli chi ero, che 15 mesi prima mio figlio era morto, non volevo che succedesse qualcosa anche a mio marito. Invece 3 giorni dopo il punteggio è caduto, che ho avuto anche una lettera io dell'ASL, che non avevano personale, di scusarli, che non avevano potuto fare niente. Morire di lavoro. Io credo che il coma sia una cosa peggiore della morte. Perché alla morte viene un momento che ti rassegni, non c'è più, vai davanti a una lapide, a una fotografia e poi torni a casa. Ma io vado tutti i giorni a trovare mio marito, adesso per andare a Canelli faccio circa 100 km al giorno, tutti i giorni.